man mano entreranno. Allora, prima di dare la parola al sindaco di Roma, volevo semplicemente dire che noi siamo contenti di quello che sta succedendo da qualche settimana a questa parte. Anzi, tutti quanti mi hanno detto: invita la sindaca a venire più spesso da noi, perché da quando si è saputo che doveva venire ci sono state la potenza degli alberi, c'è stata l'illuminazione pubblica, abbiamo avuto la pulizia per la prima volta nelle strade, quindi tutte cose positive che però noi le vorremmo amplificare, perché di cose negative poi ne abbiamo tante da dire, no? Allora, senza dilungarmi molto, lo schema è quello delle lamentele che tutti noi ci portiamo dietro ormai da anni, no? Le strade, le buche, i marciapiedi, i dossi sui marciapiedi dovute alle radici degli alberi, i cespugli che ci sono tra marciapiedi e viabilità stradale che nessuno li toglie, tra poco ci crescono i rami, le piante da frutto. Quindi un concetto di manutenzione che onestamente ci accorgiamo tutti non c'è. È inutile che ce lo neghiamo, sì. Dobbiamo dirci la verità da questo punto di vista. Quindi i cittadini che cosa si aspettano? Poi lei se lo sentirà, perché parleranno parecchi e parecchi hanno intenzione di fargli le domande. Ma insomma, la percezione che come cittadini noi abbiamo è di assoluto abbandono da parte delle istituzioni, anche perché non vediamo che rispetto ai servizi che vengono erogati dalle istituzioni e dalle tasse che pagano i cittadini per ottenerli e per averli, non vediamo un riscontro oggettivo. Tra il dare e avere, onestamente, noi diamo molto di più e riceviamo molto di meno. Quindi questa è una percezione che abbiamo e poi insomma non dobbiamo aspettare le disgrazie per avere le istituzioni tra noi. Io con questo mi ricordo soprattutto anche a Boccuzzi, che lui rappresenta l'istituzione decentrata di questo comune, cioè li vede di più con i cittadini il rapporto, ma non solo dal punto di vista politico, il rapporto proprio della richiesta che viene dalla cittadinanza: serve questo, serve quest'altro, serve una pulizia più accurata dei parchi, serve un'illuminazione più seria, non è possibile che alcune zone, alcuni quartieri per settimane rimangano al buio. Cioè, e poi telefonate alla CEA, quando si ruba del rame, quando non si sa. Fuori ci sono almeno 50 persone che vorrebbero assistere a questo incontro. Se ne fate entrare, se date l'ordine, forse sono anche quelle persone. Ma state bloccando, c'è un altro, c'è niente, perché non è giusto. Ci sono degli abitanti del quartiere, no, non sono entrare, perché c'è un altro di polizia. E se non uscire da su una casa, ascoltate che c'è. Anche noi. Allora, stavamo parlando proprio di questo, delle risposte che non abbiamo da parte dell'amministrazione. Quindi, probabilmente quella più vicina a noi, che è quella del municipio, da questo punto di vista non la possiamo tenere presente. Io ho visto il presidente di questo municipio 5 giorni fa, la prima volta che ci ha fatto la visita, ci ha onorato, cioè sono 6 anni circa che stiamo qui. E abbiamo delle esigenze dovute ad una forma anche di manutenzione di arredo urbano che in qualche misura vorremmo rappresentare, ma noi al di là delle mail che facciamo in continuazione agli uffici, ai dirigenti eccetera, non riceviamo nessuna risposta. Ci fosse uno che ci dice:
ah beh, rispetto a quello che ci chiedete non vi funziona, che posso dire, il riscaldamento, non vi preoccupate, non dico domani, ma magari tra una settimana andiamo a vedere di che cosa si tratta, anche perché questo è un patrimonio pubblico, quindi è una comunità, in questa comunità ci vengono tutti, almeno in questo quartiere, e vengono, le posso garantire che per le attività che facciamo vengono anche fuori da questo quartiere, perché in qualche misura sono attratti da tutta una serie di iniziative che noi facciamo e che portiamo avanti, anche sui media, sul profilo Facebook che capiamo e compagniamo. Quindi queste sono le argomentazioni che lei sicuramente ascolterà questa sera. Un'ultima cosa che voglio dire, il trasporto pubblico, che è una delle cose dolenti di questa città. Il trasporto pubblico, non è possibile che la gente deve aspettare un'ora per prendere una linea urbana che collega, tanto per dire, Tor Tre Teste a Centocelle. Cioè è inconcepibile, noi siamo ritornati, questo lei me lo deve permettere, sindaca, io non faccio un discorso politico perché tutte le colpe non sono le sue, le colpe vengono da lontano, anche dalle precedenti amministrazioni, quindi ci mettiamo di tutto in questo discorso, però non è possibile che noi rientriamo da Praga giovedì scorso per una bellissima gira che abbiamo fatto di 5 giorni con questo centro e abbiamo visto una città che pensavamo ancora del vecchio est, che non ha bisogno di nuovo, di più. Ogni 5 minuti passano i mezzi pubblici, è pulita, funziona tutta a meraviglia. Ci siamo confrontati con tutte le persone, eravamo 50 persone che siamo andati, ci siamo detti, ma dove stiamo? In un altro pianeta? Sempre, ogni 5 minuti massimo, e sono tutti... E sono tutti nuovi, oltretutto. Cioè, vabbè, io potrei dire che ho finito. Ho detto un sacco di cose, mi dispiace che voi non siete stati presenti. Ma sicuramente le vostre lamentele sono anche le nostre. Non è che ci possiamo esimere. Noi non è che vediamo le autostrade, noi vediamo le strade ancora con le toppe, con le buche e tanta manutenzione da fare. Quindi questa amministrazione ci dovrà prendere le proprie responsabilità rispetto a questi problemi che viviamo. Problemi del quotidiano comunque, ragazzi, sono problemi del quotidiano. Se state calmi, ognuno di voi può dire quello che vuole, perché questo non è un atto. Ognuno di voi può dire quello che vuole in maniera garbata, in maniera rispettosa e con tanto di educazione che non ci deve mai mancare, perché se manca questo e manca il rispetto non c'è possibilità di fare nessuna scelta. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Prego. Ti volevo dire, lo sai perché non ti abbiamo potuto ascoltare? E ci avrebbe anche fatto piacere? Perché ci hanno bloccato la polizia, ok? Noi siamo cittadini che eravamo venuti qua per ascoltare e dire le cose nostre. Ci hanno bloccato come dei criminali, ok? Noi siamo cittadini di questo quartiere, questa casa è inaccettabile. Ci hanno bloccato, ragazzi. Che c'entra minacciosi? Ma qual è il problema di questo territorio? Scusate, qual è? Adesso siete importanti. Allora, chi è che molto democraticamente e molto rispettosamente vuole venire qui e dire la sua tranquillamente? Prego, signora, venga. Allora, scusate, no? Purtroppo avete ragione, il trambusto dà fastidio. Noi siamo molto
molto dispiaciuti perché ieri, come avete visto, eravamo in Piazza Teofrasto, ci sono stati anche dei servizi sul DG3, se avete fatto caso, con i bambini, con i colori, con i murales, con il pranzo, con le canzoni. Ecco, noi siamo la Centocelle che vuole veramente sicurezza e sa qual è il modo per averla. Ok? Allora, se adesso il problema è il pericolo per Centocelle, siamo diventati noi cittadini che da un mese si riuniscono tutte le domeniche per cercare di trovare delle soluzioni vere al problema. Scusa, che vuoi? Sto guardando a loro, ok? Allora, se il problema del quartiere, della sicurezza, di quattro incendi che ci sono stati, di tutti i locali che vengono diventi e siamo diventati noi, guardate quanti siamo, allora siamo veramente alla frutta qua. Scusate, eh? Allora, e col municipio ci abbiamo parlato perché non siamo dei tempisti, abbiamo fatto una formale richiesta di un consiglio straordinario, abbiamo fatto la richiesta di un tavolo interistituzionale perché non siamo tempisti, non andiamo in giro a fare con i cartelli, noi siamo persone normali che lavoriamo, che viviamo in questo territorio, ci sono persone che hanno delle attività, ok? C'è anche Danilo, sto, la pecora elettrica siamo tutti noi, ok? Allora, il territorio deve, ma la magica risposta ci deve dare adesso, quella cosa grave che ci hanno bloccato, salta tutto, ok? Non è possibile che la polizia qui invece di andare a far dovere suo, fa i posti di blocco e rompe i coglioni ai cittadini. Chi ci
ci dobbiamo difendere. Allora noi non siamo qui per attaccare, io voglio però delle risposte. Io capisco che lei ha trovato un buco enorme dato dalla mafia, da chi c'era prima.